Al solito, grazie Tiziana. Siamo in diretta su Noi Donne, sulla pagina Facebook di Noi Donne. Do il benvenuto a tutte, e in particolare alla senatrice Anna Rossomando, che abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi, che è la vicepresidente del Senato. E qui in virtù della veste istituzionale, perché noi abbiamo avviato una serie di incontri che sono di approfondimento e di confronto con i livelli istituzionali di governo. Il nostro oggi è il terzo incontro. I due precedenti riguardavano la valutazione di impatto di genere. Mi sentite? Sì, Daniela, continua, ti sentiamo. Ah, scusa, si era disattivato l'audio per errore, ma non ci sono No, parte no, non dell'audio. è se funziona tutto, vai. Adesso sì, l'ho riattivato. Allora, scusatemi, dicevo, abbiamo organizzato due incontri precedenti, questo è il terzo, sugli strumenti indispensabili per la corretta e sana gestione delle risorse pubbliche. Il primo incontro era stato focalizzato sulla valutazione dell'impatto di genere, il secondo sulle statistiche, questo sullo bilancio di genere. E perché questa scelta? Perché riteniamo necessario entrare e essere partecipi di una fase propositiva che rispetto alla gestione della crisi pandemica e rispetto alla ricostruzione e alla ripartenza del paese si ponga in un'ottica costruttiva e chiami anche l'associazionismo femminile sul terreno di confronto per cercare di cogliere oltre alla, come dire, per cercare di cogliere anche, chiamiamole le opportunità, ma le sfide direi, che questa fase difficile comunque pone al nostro paese. Di Recovery Fund si discute tanto, noi non abbiamo scelto la strada di evitare il riproporsi rituale di una discussione sulla valutazione complessiva, alla quale pure non ci sottraiamo, per percorrere in parallelo anche questa strada invece dell'approfondimento puntuale, perché riteniamo che possa essere produttiva di effetti positivi. Perché discutiamo in particolare del bilancio di genere? Perché lo facciamo con le relatrici di oggi? Perché in questo momento? Discutiamo di bilancio di genere perché se si parla di sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, non si può prescindere dal bilancio di genere, che non è un esercizio aggiuntivo, ma un esercizio di qualificazione dell'intero esercizio di bilancio. Noi di questo siamo fermamente convinte e siamo fermamente convinte anche che in una fase così complessa per la vita del paese, dell'Europa e del mondo intero, la discussione sul bilancio non è una discussione solo tecnica, ma è una questione, consentitemi l'espressione forte, è una questione di democrazia del paese. Lo vedrete molto bene nel corso della discussione che si svilupperà oggi. Quando noi parliamo di democrazia paritaria, intendiamo questo per democrazia paritaria. Intendiamo la partecipazione delle donne nelle sedi e nei luoghi in cui si decide. E quali decisioni più importanti di queste? Quali decisioni pensate che ci siano più importanti rispetto alle scelte rispetto alle quali destinare l'utilizzo delle risorse pubbliche? E quale argomento merita maggiore approfondimento rispetto a quello della valutazione dell'impatto su uomini e donne dell'utilizzo delle risorse pubbliche stesse? Guardate, dicevo all'inizio, non è un esercizio aggiuntivo, ma un esercizio di qualificazione dell'intero processo. Questo è veramente un aspetto decisivo.
non riuscire ad avere una percezione dell'impatto di genere nell'utilizzo delle risorse vuol dire che l'intero processo registra un deficit di trasparenza e una difficoltà di lettura dei processi. Lo vedremo molto bene, la valutazione dell'impatto di genere è un aspetto decisivo, il bilancio di genere lo è ancora di più forse, nel senso che è un punto di raccordo anche rispetto alla valutazione. Lo intendiamo a tutto campo, noi pensiamo e riteniamo che il Paese abbia sperimentato una fase importantissima dal 2016 ad oggi di sperimentazione del rendiconto, ma pensiamo che il bilancio di genere debba riguardare a livello nazionale anche la fase della programmazione degli interventi e delle scelte e che orientarle e misurarle rispetto al genere conferirebbe trasparenza all'intero processo decisionale. Pensiamo anche di questo siamo fermamente convinte, che tutto ciò debba riguardare l'insieme dell'utilizzo delle risorse pubbliche, non solo quelle del recovery, ma il recovery proprio perché la disponibilità delle risorse vincolata all'avanzamento del processo di riforma ci fornisce un'occasione indispensabile per riflettere e decidere su questo, quindi non solo sulle risorse del recovery, ma anche per le risorse del recovery. Soprattutto riteniamo che la responsabilità rispetto alla decisione di procedere con bilanci di genere debba riguardare i pubblici poteri. Sorry, so the last belli. Point, could you repeat that? I was having a little trouble. Anche a livello territoriale, sull'importanza dell'impatto di genere, del bilancio di genere anche per i pubblici poteri territoriali, do subito la parola a Giovanna Bedalassi. Anticipo che le amiche che intervengono oggi sono tutte amiche di Noi Rete Donne, quindi abbiamo come al solito proceduto con risorse interne, non per una forma di chiusura, ma perché abbiamo all'interno di Noi Rete Donne se non le sole competenze esistenti sul campo nel nostro paese, sicuramente almeno molte delle competenze qualificate che ci consentono di avviare queste riflessioni e di svilupparle come un percorso di lavoro e non ragionando per eventi. Siamo tutte ospiti di Noi Rete Donne, quindi non solo mie, ma anche di Giovanna, di Marcella Corsi, di Liana, di Barbara, di tutte le amiche che interverranno oggi. E Giovanna interverrà per prima e, come vi dicevo, una grossa esperta di bilanci di genere, una delle prime che l'ha introdotta del nostro paese e ha una grossissima esperienza proprio sul campo per aver lavorato per bilanci di genere di province e regioni, e lei stessa ci dirà. Prego Giovanna. Grazie mille Daniela e grazie anche per l'invito e per aver voluto promuovere questa iniziativa. Si parla molto in questo periodo, grazie anche al PNRR, grazie alla crisi del Covid, di nuovo di bilancio di genere. In Italia abbiamo iniziato a parlarne nel 2001, ma giusto come dire per dare due punti di riferimento per chi magari invece oggi come dire parla di bilancio di genere per la prima volta, anche se magari all'interno di Noi Rete Donne questo argomento l'abbiamo già affrontato come dire a diversi stadi. Il bilancio di genere in realtà è nato a metà degli anni Ottanta in Australia e è stato sperimentato nei paesi anglosassoni da metà degli anni Ottanta fino al 1995, sempre a livello accademico e a livello nazionale. Nel 95 è stato inserito all'interno della piattaforma di Pechino, quindi la quarta conferenza mondiale di Beijing, come uno degli strumenti raccomandati ai paesi per promuovere il gender mainstreaming, quindi promuovere la parità di genere attraverso il gender mainstreaming nei bilanci pubblici. Da allora ha avuto un lungo percorso, diciamo, di istituzionalizzazione, nel senso di
recepimento all'interno degli stati e degli ordinamenti proprio di questo strumento come, come dire, ufficiale. Quindi è uno strumento che è stato riconosciuto già anche dall'ordinamento italiano, ma anche da diverse leggi regionali, 11 regioni per la precisione. Perché iniziamo dal territorio, a parlare del territorio? Perché nonostante appunto nel mondo, addirittura oggi siamo a 41% dei paesi OECD che hanno fatto il bilancio di genere, ci sono state tantissime sperimentazioni che sono sempre iniziate a livello nazionale, l'Italia ha questa peculiarità di aver iniziato a sviluppare il bilancio di genere sul territorio. Parliamo del 2002, quando a seguito di un interesse da parte dell'Unione Europea per questo tema, quindi hanno iniziato anche loro a fare, no, i primi passi, come fa sempre l'Unione Europea, prima le audizioni, poi gli eventi, poi risoluzioni, eccetera, eccetera, in Italia iniziarono queste tre sperimentazioni sul territorio. Genova, appunto, io sono, come dire, capitata in questo ambito proprio perché ero tra le prime a fare questa sperimentazione, la provincia di Genova, la provincia di Modena con tutto il gruppo di scuola dell'Università di Modena e Reggio Emilia, che poi dopo interverrà la professoressa Dabbo, e la provincia di Siena, che in qualche modo faceva riferimento al gruppo delle esperte di ingenere. Questo punto di partenza è stato poi, come dire, aggregato attraverso un protocollo d'intesa che, attraverso anche l'azione di disseminazione e di comunicazione di un progetto europeo Interreg 3B, all'interno del quale c'era anche la provincia di Genova, ha potuto fare questa operazione di disseminazione e di diffusione, quindi fiere, eventi, convegni, eccetera, per cui alla fine questo percorso di crescita del bilancio di genere in Italia è arrivato intorno al 2016-2017 ad avere 138-140 bilanci di genere sperimentati, sempre a livello locale e territoriale. Progressivamente questa cosa, come dire, è stato un processo bottom up completamente inverso a quello che è successo negli altri paesi. Quindi prima abbiamo iniziato a sperimentarlo nei comuni, poi nelle province, poi nelle regioni, la regione Piemonte, l'Emilia Romagna, il Lazio, la Toscana, insomma diverse regioni hanno sperimentato, e infine si è approdati da partire dal 2016 a bilancio nazionale, ma sui territori era dal 2002 che si stavano sperimentando i bilanci di genere. Quindi questo è proprio un percorso tipico di crescita di uno strumento all'interno di un territorio. Devo riconoscere che intorno al 2010, quindi con la crisi economica, il bilancio di genere è stato meno sviluppato e meno sperimentato sui territori, come tutti gli strumenti di rendicontazione sociale. Quindi sui territori non sono stati più fatti bilanci di genere, ma come non sono stati fatti bilanci sociali, bilanci ambientali, bilanci di fine mandato, bilanci di sostenibilità, eccetera, eccetera. Perché c'è stato proprio un arretramento sugli strumenti di conoscenza, di utilizzo della spesa, perché come molto banalmente mi dicevano gli assessori, non avendo soldi da spendere, perché dobbiamo studiare come spenderli? Quindi c'è stato veramente un momento, no, di afasia su questo tema. Ora, come vedete, ricominciamo a parlarne grazie al PNRR, perché adesso ci sono dei soldi da spendere e quindi, come dire, ricominciamo a ragionare su come spenderli al meglio. Quindi ora chiaramente sto esagerando perché devo rimanere nei tempi, che devo essere molto brutale nei concetti, però insomma di fatto questo è stato il discorso. Un punto che mi interessa mettere a fuoco sul bilancio di genere è proprio quello di essere intanto uno strumento, non è una bacchetta magica, perché molto spesso viene interpretato come la soluzione dei problemi delle donne. No, nel senso che è uno strumento tecnico a servizio della politica. Chiaro che è uno strumento politico nella misura in cui si decide di entrare nel merito delle politiche per le donne, quindi già quella è una scelta politica, però comunque è uno strumento che fa emergere un problema, fa emergere uno squilibrio nella distribuzione delle risorse, ma poi non dice alla politica si fa così o si fa cos'ha. Quindi in quel senso c'è, come dire, uno spazio, no, per le varie sensibilità politiche che in qualche modo possono interpretare i risultati di questo strumento. È chiaro che però ci deve essere a monte una volontà di base di affrontare il tema della disparità di genere. Se non c'è a monte una reale volontà in questo senso, il bilancio di genere rimane un esercizio di comunicazione o di rendicontazione, come sono tanti bilanci di rendicontazione o di sostenibilità, che comunque, come dire, abbiamo già vissuto questo tipo di
di situazioni, no? Con tanti altri tipi di strumenti di rendicontazione sociale che a seconda di come li si vuole usare possono avere una resa più incisiva, più strategica, più sistemica o invece possono fermarsi, come dire, un esercizio di rappresentazione. Quindi questo sta molto nel potere, nel desiderio e, nella strategia di chi comunque è non solo fa fare un bilancio di genere, ma deve poi fare il secondo passaggio di usarlo e quindi di fare delle decisioni di conseguenza. È importante guardare le risorse perché, come dice la guru mondiale del bilancio di genere, che è una professoressa di Cambridge, Diane Elson, follow the money, cioè il denaro, i soldi sono, come dire, alla fine il rilevatore della verità, perché possiamo raccontare tutte le cose meravigliose che vogliamo fare, ma alla fine, se non ci sono risorse per farle, come dire, crolla un po' il castello di carta. Quindi in un certo senso il bilancio di genere è un fortissimo e a volte anche brutale esercizio di verità, perché comunque ci mette di fronte a delle, come dire, alle distorsioni del sistema che, come dire, l'immaginario non ci permette di nascondere quando noi andiamo a guardare i soldi. Quindi tante come dire, argomentazioni consolatorie o comunque come dire, devianti un po' rispetto a una visione, come dire, sistemica e reale di della situazione, il bilancio di genere in qualche modo non permette, no, non offre scappatoie. Soprattutto il bilancio di genere è uno strumento di sistema, quindi di mainstreaming, e in questo senso è rivoluzionario come è rivoluzionario il gender mainstreaming, perché comunque va a vedere in maniera trasversale tutte le poste di bilancio. Chiaramente quello sulle pari opportunità e le spese di empowerment per le donne sono sempre in cima a tutti gli strumenti di riclassificazione, ma quello che è veramente destabilizzante per chi non ha, come dire, un approccio all'innovazione sociale è proprio il fatto che si va a parlare di donne in maniera trasversale su tutte le voci di bilancio. Quindi si parla di donne nel turismo, nella mobilità, nello sviluppo economico, e qui entriamo nel cuore vivo, no, del PNRR, politiche giovanili, politiche sociali ovviamente, politiche per la famiglia, politiche per le infrastrutture, la pianificazione urbanistica, lo sviluppo urbanistico. Quindi sì, e guardate che si trova una lettura di genere per tutto. Veramente c'è una, soprattutto all'estero, c'è una quantità di bibliografia, di studi che ci permette di declinare in una lettura di genere tutte le voci di bilancio. Chiaro che riescono ad essere più incisive nel momento in cui abbiamo dei buoni dati di impatto, quindi dati sull'utenza, dati sull'impatto, sul gradimento, no? Quindi più dati noi riusciamo ad avere rispetto a chi viene beneficiato da queste spese, più riusciamo a costruire il profilo, no, del cittadino o della cittadina che beneficia di queste voci di bilancio. Quindi in un certo senso il bilancio di genere ribalta un po' quella che è l'impostazione la visione delle finanze pubbliche, perché molto spesso quando si parla di, cioè chi ha la formazione per parlare di finanza pubblica difficilmente ha la visione dei destinatari, no? Si parla sempre quanti soldi hai, fai la delibera, fai la determina, metti 100.000 qui, metti 100.000 là, fai questo, fai quello. Quindi sono sempre anche, come dire, dei reparti, dei dipartimenti separati, per cui è molto difficile coniugare chi ha la sensibilità e la visione dell'impatto sull'utenza, quindi servizi che sono il front office con il cittadino e la cittadina, rispetto a chi invece gestisce le risorse e quindi molto spesso perde questa connessione. Bilancio di genere unisce, no, questi due aspetti e in un certo senso ribalta la centralità del ragionamento della discussione pubblica, mettendo proprio al centro il cittadino e la cittadina e non, come dire, le risorse, i mezzi. Quindi è proprio, come dire, no, non voglio dire umanistico perché è un termine troppo sfruttato in questo periodo, però è un bilancio, oddio, femminista, lo stavo per dire, no, non lo dico, e quindi in un certo senso ribalta proprio, no, la prospettiva. In questo momento ce n'è un particolare bisogno per la quantità di soldi che arriveranno e per quello che stiamo leggendo sui giornali, no? Quindi per il costo che le donne stanno pagando alla crisi e per il bisogno di una risposta diversa
che hanno, che, della quale hanno bisogno rispetto a, alla politica a tutti i livelli, quindi da quello comunale, provinciale, regionale e chiaramente quello nazionale. PNRR avrà una grande parte di risorse gestita dagli enti locali e quindi anche in questo senso l'esperienza che ha fatto in passato l'Italia a livello territoriale sicuramente sarà importante e utile. Grazie Giovanna, efficace come al solito e sintetica. Poi magari se riusciamo torniamo su alcuni degli aspetti sui quali ti sei soffermata molto brevemente stante la tirannia del tempo. Comunque un inquadramento molto molto corrispondente alle finalità dell'incontro di oggi. Ora Barbara Martini. Barbara è professoressa universitaria ma anche responsabile per il bilancio di genere nel suo Ateneo. Quindi abbiamo detto bilancio di genere non solo a livello centrale ma anche a livello territoriale. Perché un bilancio di genere per le università? Barbara partirà probabilmente da questo. Esatto. Allora la prima domanda è stata perché chiedere un bilancio di genere alle università? Intanto diciamo che è un evento relativamente recente, nel senso che la documentazione che ho trovato, che ha chiesto la CRUI, risale al 2019. Alcune università lo facevano già in autonomia, ma dal 2019 diciamo che sono state fatte le linee guida per redigere questo bilancio di genere da parte delle università. Allora, io lo ritengo una cosa molto importante perché per quanto sia stato già sperimentato, come ha detto Giovanna, sui territori, le università ricoprono un ruolo sociale non indifferente. Io questo è un elemento a cui credo molto, perché le università, soprattutto in territori un pochino più disagiati, non solo sono presenti, ma hanno un ruolo sociale di diffusione della cultura. Quindi il fatto che un'istituzione pubblica che produce cultura faccia un bilancio di genere vuol dire poter diffondere cultura sul territorio e diventare anche un modello da seguire. Se non lo fanno le università, in realtà di certo non sono disposte a farlo le imprese private che magari ci devono mettere anche dei quattrini sopra. Allora, cosa raccontano i bilanci di genere degli Atenei italiani? Allora, le donne che accedono al dottorato di ricerca sono più o meno uguali al numero degli uomini che accedono al dottorato di ricerca. Le donne che accedono alle posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A sono più o meno la metà rispetto agli uomini. Il tappo avviene quando c'è veramente un po' di ciccia da spartirsi, cioè nel momento in cui si diventa ricercatori di tipo B e si accede in modo strutturato alla carriera accademica. A quel punto i dati ci dicono che gli uomini sono il 70% rispetto alle donne. Dopodiché a salire i professori ordinari sono il 90% rispetto alle donne. Tenete presente che per ricoprire ruoli apicali in Ateneo occorre essere professore o professoressa ordinario ordinaria. Di conseguenza tutti i ruoli apicali degli Atenei sono detenuti da uomini semplicemente perché le donne non possono ricoprirli. Allora, dopo che vi ho raccontato tutto questo, la vera domanda è che cosa ne facciamo di queste informazioni? Cioè, come diceva giustamente Giovanna, dice bene, adesso che abbiamo descritto la realtà e quindi che vi ho descritto la situazione drammatica in termini di gender delle università italiane, come ne usciamo? E di qui viene il vero punto nodale di tutta la faccenda. E poi vediamo quali sono gli impatti di questa discriminazione, perché in realtà se questa discriminazione fosse a costo zero avremmo di fatto un'ingiustizia dal punto di vista sociale, ma non avremmo delle ricadute dal punto di vista economico. Da brava economista io sostengo che, come diceva il vecchio Adam Smith, non è dalla benevolenza del birraio che riceviamo buona birra. Quindi il fatto che... La carta bianca tua, ma non c'è l'altra. Scusa? Il fatto che le donne non partecipino alla vita accademica nella sua totalità e che vengono esclusi ha delle conseguenze dal punto di vista non solo sociale, ma anche dal punto di vista economico.
Allora, prima cosa da fare, una serie di azioni che portino le donne ad essere più partecipanti e più incluse nell'ambito dell'Accademia. Allora, la risposta che ti danno di solito è: va bene, allora facciamo l'asilo nido all'interno dell'università, come se fare una politica di genere si riducesse a fare un asilo nido dove collocare i bambini. Quello aiuta, è gradito, ma i problemi veri, i colli di bottiglia sono altrove. Allora, in realtà all'università io non mi sento di parlare di vera e propria discriminazione, perché trattandosi di concorsi pubblici la discriminazione ci sarebbe se a parità di competenze io prendo un uomo piuttosto che una donna, ma trattandosi di concorsi pubblici è molto difficile che questo possa accadere. La discriminazione avviene a monte, per esempio esistono professori che si contornano di collaboratori maschi. Un bravo professore è in grado di creare delle condizioni, ma anche di trasferimento di conoscenza, spesso tacita, che aiuta i discenti maschi a essere più competitivi nel mondo della ricerca. Quindi una delle cose che si stanno chiedendo, perché è quella che vengano attivate tutta una serie di controlli per far sì che i professori prendano dottorandi maschi e femmine in egual misura. Cioè, purtroppo nelle università, avendo dei budget molto limitati e trattandosi poi di acquisire competenze di tipo scientifico, bisogna agire sulla male persuasion spesso, oltre che anche perché dal punto di vista dei bilanci pubblici non possiamo mettere dei meccanismi che premino le donne piuttosto che gli uomini, perché sarebbe un'azione assolutamente al contrario. Quindi queste informazioni devono assolutamente essere utilizzate. La vera domanda è: sì, vabbè, ma che succede dal punto di vista, diciamo, delle ricadute del PNRR e dal punto di vista degli impatti della politica economica? Allora, se non ricordo male, il pillar 4 del PNRR parla di educazione e ricerca. Allora, il fatto di avere meno donne che producono ricerca chiaramente vuol dire avere meno possibilità di creare innovazione, meno sviluppo, meno crescita. Oltretutto oggi lavoravo su una serie di dati che raccontano forte e chiaro che i gruppi misti di ricerca funzionano meglio. Quindi la conclusione di tutto è il fatto che escludere le donne da un elemento così importante, e che sempre più diverrà dirimente, perché in realtà il PNRR ci sta indirizzando in modo abbastanza evidente verso una transizione ecologica, una transizione digitale e così via, che richiedono forti processi di innovazione, l'elemento di innovazione diventerà imprescindibile. Senza ricerca non c'è innovazione, senza partecipazione delle donne al processo di innovazione si rischia di produrre una ricerca magari meno efficace o di minore qualità. Quindi in tutto questo contesto, summing up, le università a mio giudizio giocano un ruolo chiave, ma non perché io lavoro all'università, ma credo ancora nel fatto che le istituzioni accademiche abbiano un loro valore, e che purtroppo spesso il processo non è soltanto di tipo oneroso, ma spesso richiede il cambiamento di una serie di paradigmi culturali e sociali che purtroppo sono molto più difficili da scardinare rispetto a quello di dire: vabbè, metto a bilancio 100 e tutto sommato usate 100. Lavorare su paradigmi culturali è un processo che richiede più tempo ed è decisamente più faticoso. Per inciso, Giovanna, perdonami, hai ancora 2 minuti. Barbara. Sì, allora, per inciso, no, chiudo. Barbara, prego. Il mio Ateneo ha eletto un CDA che è a 50-50, e quindi stiamo andando nella direzione giusta. Però per quel che riguarda il bilancio di genere ci ha detto: mi raccomando, tutti gli interventi a costo zero. Quindi la famosa disponibilità a pagare che evidenziava Giovanna è praticamente annullata. No, io ho finito, perché io sono... Brava.
Grazie, ma magari se riusciamo ci ritorniamo anche perché per il confronto, perché se è utile deve essere anche interlocuzione non rigida, insomma non precostituita. Grazie Barbara. Quindi bilancio di genere a livello territoriale, bilancio di genere nell'università, bilancio di genere a livello centrale, che non sia solo rendicontazione, ma che sia un bilancio di genere che accompagna anche la fase della decisione, che fornisca uno strumento di lettura rispetto anche al lavoro non retribuito e che sia costruito su una serie di indici che misurino effettivamente il benessere equo e sostenibile. Questo è decisivo in questa fase in cui noi diciamo di essere pronti ad accettare la sfida per la sostenibilità dal punto di vista ecologico e per la digitalizzazione nel nostro paese. Parole, 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 questa è l'impressione. No, il bilancio di genere è uno strumento per la concretezza, perché gli individui concretamente sono uomini e donne e solo misurando la percezione dei processi e l'impatto concreto su uomini e donne possiamo dire che stiamo svolgendo un esercizio concreto. L'individuo neutro nella vita non esiste. Questo io penso, non so se è d'accordo Tindara Dabbo, che ha una grossissima esperienza nel campo, che è una professoressa universitaria, anche lei ordinaria, e che è presidente della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane. Grazie a Giovanna, grazie a Barbara, ora a Tindara, prego. Grazie per l'introduzione. Devo dire che parlare di concretezza e parlare di cosa il bilancio di genere possa cambiare concretamente nella vita delle persone che costituiscono la nostra società, che sono dentro gli enti universitari, come ci è stato ricordato dall'intervento che mi ha preceduto, che sono nella comunità, richiede un'attenzione. Io vorrei iniziare questa riflessione e condividere con voi questo approccio metodologico che è stato fondato proprio sporcandosi le mani per la prima volta in Italia con un bilancio regionale. Sto parlando del 2002 e avevamo formato appunto un gruppo attorno di lavoro, attorno appunto al tema del bilancio di genere della Regione Emilia-Romagna e poi ricaduta nella filiera, perché è anche molto importante l'aspetto della filiera provincia di Modena e comune di Modena, a chiederci come si potesse realmente arrivare alla vita delle persone, partendo poi anche da un presupposto teorico, un approccio teorico, che è l'approccio delle capacità o di sviluppo umano di Amartya Sen e Martha Nussbaum. Quindi come abbiamo proceduto in questo cammino? Da un lato, quindi, andare a verificare all'interno dei diversi contesti le dimensioni di benessere rilevanti. Abbiamo diverse strade, possiamo fare appunto come è stato stabilito inizialmente da Martha Nussbaum una lista di capacità, di dimensioni di benessere più generale. Attorno a questa lista di 10 dimensioni ci si può confrontare. Si possono verificare le dimensioni di benessere che sono rilevanti per un contesto in un determinato periodo. Oppure si può, guardando gli enti e cercando di verificare appunto il bilancio di genere di enti e istituzioni, quali sono le capacità, le dimensioni di benessere intrinseche nel mandato, nelle intenzioni espresse a vario titolo, in vari documenti, nelle funzioni stesse che gli enti hanno, e quindi le abbiamo definite una lista di capacità o dimensioni di benessere intrinseche. Ma si può anche, attorno a questi diversi criteri, accogliere la possibilità di aprire un momento di partecipazione attorno appunto a quelle che sono considerate le dimensioni di benessere rilevante. Per questo, per esempio, abbiamo in diversi contesti, applicando l'approccio delle capacità in un'ottica di sviluppo umano, aperto il confronto internamente all'ente su quelle dimensioni e anche sulle possibili incoerenze esistenti fra diversi dipartimenti o diversi settori dello stesso ente rispetto a determinate dimensioni di benessere e determinati obiettivi, così come abbiamo
aperto alla comunità una riflessione attorno alle dimensioni di benessere rilevanti e anche allo stesso modo di definire quelle dimensioni, mettendo quindi a rapporto liste di capacità, di dimensioni di benessere intrinseche all'ente oppure lette nel contesto con quelle che sono ritenute le dimensioni di benessere fondamentali. Ma perché di genere? Perché chiaramente questa visione richiede guardare a queste dimensioni di benessere, oltre alle diverse dimensioni e le interazioni fra queste per costituire benessere collettivo, osservare quelle che sono le criticità e le diseguaglianze di genere che si manifestano per ognuna di queste dimensioni. Ecco, questo è l'approccio che abbiamo seguito, è l'approccio delle capacità o dello sviluppo umano. E come lo stiamo portando avanti? Beh, lo portiamo avanti all'interno degli enti locali, ma anche all'interno delle università, all'interno degli istituti di scuola superiore. Per esempio, abbiamo potuto svolgere questo tipo di analisi delle dimensioni di benessere, di come gli stessi istituti, le stesse scuole possano agire su queste dimensioni e chiamare gli stessi studenti e studentesse a ragionare attorno alla costruzione di queste dimensioni e a quelle che osservavano essere delle diseguaglianze e a richiedere interventi specifici. Per questo poi sono state effettuate delle linee guida e questo credo sia una cosa importantissima anche rispetto a quello che sta avvenendo in Italia sulle università, il fatto che esistano linee guida a livello sia della CRUI che della conferenza che ho il piacere di presiedere, ma che esista quindi un supporto per svolgere queste attività di bilancio di genere, penso sia rilevantissimo per poi poter portare avanti un reale cambiamento. Un altro aspetto che ritengo molto importante e che vorrei condividere con voi è l'importanza che ogni atto di programmazione si fondi su una conoscenza di quello che so essere stato un argomento del quale avete già parlato, ma dell'impatto che quelle politiche che vengono programmate e pianificate potrà avere sulle persone e in una prospettiva di genere. Quindi il bilancio di genere può riprendere in un'ottica valutativa quelle che sono le pianificazioni effettuate all'interno dell'ente per andare a cogliere poi effettivamente quale sia stato il risultato. E disaggregato quindi sia sulle dimensioni di benessere che sulla diseguaglianza di genere. Parlando appunto di applicazioni, di possibilità di confronto a diversi livelli, volevo citare un esempio di applicazione di questo approccio. In particolare mi riferisco a quello che abbiamo potuto studiare in Senegal. Avevamo appunto istituito un gruppo di lavoro per il Ministero della Famiglia e di Genere per andare a studiare quello che era sostanzialmente le spese, il bilancio di genere e l'analisi su due dimensioni di benessere, una quella dell'istruzione, l'altra quella della salute. Ebbene, questo percorso che veniva svolto a livello ministeriale contestualmente veniva poi anche svolto a livello di un comune, di una città e quindi è stato in quel senso possibile dal punto di vista della città leggere effettivamente cosa le persone che componevano diverse comunità, organizzazioni che componevano quelle realtà percepissero come dimensione, quindi interpretassero la stessa dimensione della salute e la stessa dimensione dell'istruzione rispetto a quello che erano gli interventi che venivano proposti poi a livello statale e a livello comunale. Questo credo abbia arricchito molto anche nell'applicazione di questo approccio, perché ha consentito a livello statale poi di leggere come quello che veniva deciso a livello statale venisse poi vissuto dalle persone. Si potesse anche quindi richiedere un cambiamento dello stesso disegno delle politiche proprio al fine di renderle più funzionali a quella che era una visione di benessere realmente vissuta dalle persone che ogni giorno potevano constatare le diseguaglianze di genere o
lo iato esistente tra gli obiettivi espressi a livello nazionale e come questi si potevano tradurre a livello locale e potevano poi comportare delle concrete, l'aprirsi delle diseguaglianze o il poter portare effettivamente a miglioramenti. Siccome prima colgo molto anche il tema della, mi avvio a concludere perché anch'io vedo di stare per superare. Hai ancora 2 minuti. Esatto, in questi 2 minuti volevo dire che noi siamo rimasti veramente stupiti, perché quando si parla di concretezza, mentre studiavamo le possibili politiche, che in molti casi erano politiche che richiedevano dei cambiamenti nelle stesse infrastrutture, vedevamo che questi stessi suggerimenti di policy dettati proprio dal bilancio di genere venivano poi immediatamente ripresi e concretizzati, cioè è stato proprio avviato un programma di investimento per poter modificare le stesse strutture, parliamo di istruzione, quindi le scuole, elementi che erano dettati proprio dall'applicazione del bilancio di genere in approccio sviluppo umano, hanno poi visto concretamente dei importanti cambiamenti in termini di investimenti. Un'altra implicazione, direi l'ultima per oggi, volevo riflettere, è questa. Cioè, se noi guardiamo al bilancio di genere in un approccio di sviluppo umano, siamo anche più in grado di analizzare quali possono essere gli spostamenti delle spese da spese correnti a spese di investimento, quindi parlando di benessere, di investimento per esempio sulla capacità di essere istruiti, tutte le spese che vanno verso l'istruzione, molte di queste spese che vengono attualmente considerate spese correnti diventano invece spesa di investimento. Quindi questo è un esempio anche come questa tipologia, questo approccio possa cambiare radicalmente anche il modo di impostare e di analizzare la contabilità pubblica. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato e sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Grazie Tindara, è stata chiarissima, quindi il bilancio di genere non solo come strumento ma come strumento di cambiamento, anzi come strumento indispensabile per il cambiamento, per l'innovazione, siamo tutte molto d'accordo. Se Anna Rossomando consente, io darei brevemente la parola a Magda e a Marcella e poi a lei, quindi certo. Allora, Magda Bianco, capo dipartimento della Banca d'Italia, in particolare del settore della tutela della clientela e dell'educazione finanziaria. Magda, cosa hai pensato, quali sollecitazioni hai ricavato dagli interventi che ti hanno preceduta? Grazie. Grazie Daniele, grazie a tutti. Un sacco di sollecitazioni da, devo dire, non esperta di bilancio di genere. Però appunto mi sono avuta un po' di riflessioni, mi dovete scusare se sono reazioni non strutturatissime, ma diciamo alcuni feedback che appunto gli interventi mi hanno stimolato. Per me sembra che parliamo oggi qua, ma di fatto nei 3 seminari, perché mi sembra che sono molto collegati i 3 seminari che avete organizzato, di creazione di informazione, l'informazione strutturata che ci serve per creare attenzione, vera attenzione, il tema ovviamente di cui parliamo, consapevolezza e poi in qualche modo consenso sulla parte, diciamo, di creazione di policy. Ovviamente tutti e 3 passaggi sono fondamentali. L'attenzione sul tema, insomma, qua parliamo dei divari di genere, l'attenzione sicuramente non è sufficiente nel nostro paese, come negli altri, al nostro paese ancora di meno. Sappiamo di quanto è difficile sollevare il tema, come associazioni, gruppi femminili lo vediamo continuamente in questo periodo in cui abbiamo parlato tantissimo del PNRR, abbiamo visto quanto è faticoso addirittura portare il tema agli organi di informazione. Consapevolezza, che è il secondo passaggio, secondo me, è rilevantissimo. Noi abbiamo tante indagini che ci raccontano di un paese con degli stereotipi ancora molto forti sui ruoli e con una scarsissima consapevolezza di cosa significhi questo, no? Le indagini
le saghe che ci dicono che una grossissima parte della popolazione pensa che il successo sul lavoro è più importante per gli uomini che per le donne, o tutte queste domande che appunto rivelano stereotipi di genere che sono presenti nella popolazione, che sono presentissime anche tra le donne, che appunto rivelano, secondo me, diciamo, oltre a un portato culturale, ma anche una scarsa consapevolezza delle conseguenze di questo. E poi il consenso, cioè l'aggregare, come ci raccontava poco fa Tindara, l'aggregare dalla consapevolezza alla voglia di cambiare e gli interventi che si possono fare, o gli interventi, o ragionare sugli interventi o sugli effetti che gli interventi programmati, studiati, proposti possono avere. E qua penso non solo a quelli desiderabili, ma anche alle unintended consequences di tante misure, tantissime di quelle fiscali hanno degli effetti, come dice Daniela, non neutrali, che sembrano disegnate in modo neutrale. Pensiamo a meccanismi di detrazione fiscale che hanno, noi sappiamo, degli impatti di genere molto forti, in alcuni casi scoraggiano il lavoro femminile anche se sono pensati con obiettivi completamente diversi, oppure quello che ci diceva prima Tindara, la capacità di rileggere misure non come costo, come spesa corrente, ma come investimento, se appunto reinquadrato. Allora appunto mi sembra che i bilanci di genere si possano inquadrare in questo percorso, in un percorso che crei appunto informazione, attenzione, consapevolezza e poi consenso. Mi sembra, una considerazione generale, mi sembra in Italia un esercizio molto difficile. Forse non è un caso che ci sia riusciti molto di più a livello locale, ed è molto più faticoso a livello nazionale, in un sistema in cui in generale la stessa analisi di impatto della regolamentazione o l'analisi ex post, la DIR, ha fatto un'enorme fatica, e essendo prevista, insomma, normativamente, insomma, quanto lasci il segno, quanto riesca a incidere nel creare accountability e nel produrre a valle la cosiddetta better regulation, o la semplificazione, insomma, i dubbi ci sono. E quindi un esercizio che metodologicamente gli assomiglia, perché appunto dovrebbe creare accountability, capacità di valutazione ex ante e poi valutazione ex post, ecco, se lo spostiamo a livello nazionale, io capisco che incontri grande difficoltà. L'OCSE ci dice che per fare appunto bilanci di genere a livello, ma sicuramente soprattutto a livello nazionale, abbiamo bisogno di tre grandi pezzetti, un quadro strategico con degli obiettivi chiari, con una forte leadership amministrativa, strumenti di implementazione, effective tools of implementation, i meccanismi operativi che consentano la valutazione ex ante, ex post delle misure, la definizione degli obiettivi, i meccanismi di aggiustamento. E poi dice che c'è bisogno di un supportive o enabling environment, quindi appunto tutto un contesto che faciliti e che consenta, che accompagni la costruzione di bilanci di genere, la raccolta di dati disaggregati per genere, metodologie adeguate, competenze adeguate per svolgere questo esercizio. Allora, appunto, tutto questo forse, nonostante le norme che abbiamo a livello centrale, che riguardano sostanzialmente la valutazione ex post, forse non sono ancora pienamente efficaci, come credo ci dica, abbia detto almeno nell'ultima audizione sul bilancio di genere, quello a livello nazionale, Maria Cecilia Guerra, adesso non mi ricordo quando, ma era quello riferito al 2019, quindi raccontato credo in ottobre o novembre 2020. Allora, tutto questo naturalmente credo che assuma una rilevanza enorme oggi, come abbiamo detto tutti, con il PNRR, che richiede una valutazione di impatto di genere trasversale, di fatto già a livello europeo, poi addirittura richiede l'applicazione di alcune misure di condizionalità per assegnare alcuni fondi alle imprese,
E quindi forse richiederà anche alle imprese stesse di attrezzarsi con bilanci che tengano in qualche modo conto dell'impatto di genere. Questo potrebbe essere, diciamo, ammesso che si riesca a farlo appunto a tutti i livelli, un po' il completamento del percorso. E in effetti se proseguiranno le proposte di direttive che riguardano le dichiarazioni non finanziarie delle imprese, cioè questo pezzo del bilancio che riguarda per adesso tutta la dimensione della sostenibilità dell'ISG, ma che nelle proposte della Commissione dovrebbero riguardare anche il tema dell'inclusione e della diversità, ecco, allora appunto potrebbe atterrare anche sulla parte privata, diciamo, delle imprese questa esigenza di accountability da trasferire verso l'esterno come strumento che generi, appunto, come dicevo prima, attenzione, consapevolezza e in qualche modo consenso, se dall'altra parte ci sono soggetti interessati a spingere, a premere, a farne un esercizio in qualche modo di politica. Mi sembra, da quello che ci hanno raccontato le colleghe prima... Magda, ti chiedo di andare a chiudere, scusami. E appunto, in questi contesti che ci hanno raccontato ha funzionato in qualche modo, e quindi forse, insomma, la speranza c'è, forse appunto la trasparenza, la luce del sole come disinfettante aiuta, follow the money, come diceva all'inizio Giovanna, credo, Badalassi, è un esercizio di verità che forse appunto possiamo cavalcare sperando di avere qualche buon risultato. Grazie. Grazie a te Magda, davvero, ecco, l'esercizio di verità è una sintesi efficacissima nella quale ci riconosciamo. Può funzionare, dove ci hanno provato, ci abbiamo provato, ha funzionato, le resistenze che incontreremo saranno tante, bisogna saperlo. Noi non stiamo proponendo un esercizio di rivisitazione degli aspetti formali, ma un percorso politico differente, lo vedremo bene con Anna Rossomando. Intanto c'è Marcella Corsi. Marcella è professoressa universitaria ordinaria, presiede Minerva Lab, è tra le fondatrici di Ingenere, ma soprattutto con noi Rete Donne anche dall'inizio, e con Giovanna, con Barbara, con altre, con Liana, ha costruito insieme a me questi seminari che sono solo l'inizio di un nostro lavoro, perché siamo consapevoli del fatto che dovremmo procedere per tappe, con successi e insuccessi, insomma sarà un processo faticoso. Marcella, prego. Allora, eccoci qua. Mi sentite? Sì, perfetto. Grazie Daniela. Sì, con questa giornata di oggi chiudiamo un trittico di riflessioni, quindi probabilmente è il caso di tirare un po' anche... di fare un po' una sintesi di quello che ci siamo dette e guardare avanti rispetto, come giustamente hai sottolineato, anche alle sfide che abbiamo davanti. E allora vorrei riprendere però un po' di dati, un po' di cifre, così c'è tutto chiaro anche dal punto di vista, potremmo dire, volumetrico. Vi ricordo che qui sono in ballo con il PNRR circa 190 miliardi di euro. Di questi 190 miliardi di euro, ben 60, quindi fondamentalmente un terzo, vanno sulla cosiddetta missione 2, cioè la rivoluzione verde e transizione ecologica. Altri 40 vanno su digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Marcella, perdonami, c'è un problema sul tuo video, probabilmente c'è una bassa qualità del wifi. Però si sente bene. Sì, continua pure. Allora, infatti, anche per questo, prima l'avevo tolto proprio per questo motivo, perché mi sentite?
Sì, ti sentiamo benissimo. Mi dispiace, infatti l'ho tolto per questo motivo, ma dipende da, non dipende dalla connessione, cioè dipende proprio dal sistema di connessione, non da casa mia, insomma, ecco. Purtroppo non posso farci niente. Quindi scusatemi se non ho il video, ma è per questo motivo. Quindi vi dicevo, stiamo già parlando, quindi tra 60 e 40 arriviamo a 100 e sono su due missioni, sommariamente digitalizzazione e transizione ecologica. Tutto il resto, cioè gli altri 90, li abbiamo spalmati sulle missioni che probabilmente ci sono più vicine. Una l'ha già ricordata prima Barbara, è proprio la missione 4, istruzione e ricerca. Su cui vanno circa 31 miliardi e poi abbiamo infrastrutture per la mobilità sostenibile, salute e infine quella su cui poi direttamente una serie di programmi legati alle tematiche di genere sono inclusi, la missione 5 proprio su inclusione e coesione. Quindi abbiamo a che fare non soltanto con grandissimi importi ma con una molteplicità di obiettivi. Però su tutti questi obiettivi resta la trasversalità dell'ottica di genere ed è questo il senso di questi tre incontri che abbiamo organizzato, a partire proprio dalla valutazione di impatto ex ante ed ex post, per passare attraverso lo strumento che sono le statistiche di genere e infine alla metodologia più adatta a dare a tutte queste informazioni un risvolto anche, se vogliamo, come giustamente tirato in ballo prima Tindara, teorico, di rivisitazione, di ridefinizione proprio del concetto di bilancio e ovviamente in primis i bilanci pubblici. Quindi questa è la grande sfida che abbiamo di fronte, tenendo conto che, come sapete, il PNRR è stato consegnato alla fine di aprile, adesso è nelle mani della Commissione Europea che ci manderà le sue raccomandazioni entro giugno e poi da luglio fino a dicembre noi avremo ovviamente tutta la discussione a livello nazionale fino ad arrivare alla legge finanziaria ed è lì che noi dobbiamo essere pronte eventualmente a entrare nel dibattito anche con delle contromisure o con delle controproposte rispetto a ciò che il governo ovviamente deciderà di fare. Allora, vigili dal punto di vista ovviamente della valutazione di impatto. E allora un altro elemento fondamentale che oggi è emerso ma che d'altra parte ci ha caratterizzato sin dall'inizio è la componente territoriale. Inutile che vi ricordi che dentro questo PNRR una componente fondamentale riguarda i piani di coesione, riguarda il mezzogiorno. Ci piacerebbe in un prossimo futuro intrattenere una conversazione con la ministra Carfagna, che ovviamente è direttamente coinvolta dal punto di vista di queste misure. Ma come ci ricordavano anche Paola Casavola e Laura Tagle già dal primo seminario, è fondamentale non perdere di vista quelle che sono più in generale le sfide per quanto riguarda la ridefinizione del programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Perché è proprio lì, anche attraverso le misure ausiliarie, il React-EU in primis, che agirà come iniezione di risorse dal 21 al 22, fino allo scadere di tutto il tempo per noi disponibile, cioè il 2026, è su quel canale di spesa, che riguarda ovviamente anche risorse interne, che si giocherà la grande partita. E noi dobbiamo essere davvero molto vigili nel rispetto di come non solo queste risorse verranno spese, ma soprattutto sull'impatto che avrà sulle vite di uomini e donne nel nostro paese. Grazie Marcella. Grazie Marcella. Marcella ha ripreso molto bene il lavoro che abbiamo fatto finora e ha dato il senso del processo, del perché siamo consapevoli e che appunto il nostro impegno proseguirà per un tempo non brevissimo, ma con delle scadenze che consentiranno a noi stesse poi di valutare il nostro operato, anche quello va detto. Anche il lavoro del Parlamento è appena cominciato, è vero che il Parlamento ha approvato il recovery, ma sicuramente anche lì ci sarà molto da fare. Il piacere di discuterne oggi, come vi dicevo, con Anna Rossomando, che è vicepresidente del Senato, nonché un'amica, un'interlocutrice di qualità, anche membro della segreteria del PD, ma noi l'abbiamo chiamata per la sua veste istituzionale e le siamo grate di aver accettato. Prego Anna. Grazie Daniela, grazie
a tutte, anche gli interventi che ho ascoltato, tra l'altro anche con Madre Bianca, un po' che non ci sentiamo, ma il mio primo incontro con lei è stato proprio su bilanci di genere e su un'operazione di attenzione, di monitoraggio in una grande azienda, un grande ente, appunto come è la Banca d'Italia. Ma vorrei entrare appunto subito nell'argomento che mi hai proposto, Daniela, ma il ruolo del Parlamento. Intanto il Parlamento si è approcciato a questo argomento da subito, perlomeno alcuni gruppi, per esempio il gruppo in cui sono stata eletta, quello del Partito Democratico, ha inteso subito convocare un gruppo di lavoro insieme a poi anche con le altre colleghe per cercare di imprimere nelle linee di indirizzo che il Parlamento ha votato sul PNR un'ottica di genere che da un lato ovviamente recepiva la linea già chiaramente indicata dall'Europa e dall'altro che facesse un passo in più rispetto alle pratiche meritevoli che già conosciamo, cioè quelle che negli ultimi anni ci avevano visto impegnate a inserire delle norme specifiche, per esempio sulla legge di stabilità con riferimento appunto alle politiche di genere, però su capitoli specifici. Invece già nelle linee di indirizzo abbiamo inteso mettere questo punto nella prima parte, cioè quella che riguarda tutto il piano, per poi calarlo in singoli argomenti e singoli temi. Adesso siamo in una fase più avanzata, nel senso che io ritengo che sia un successo importante avere ottenuto le clausole di condizionalità. Cioè il fatto che è stato chiesto e ottenuto, in particolar modo dal Partito Democratico, la condizionalità nell'accesso ai fondi e ai finanziamenti per parte delle imprese e delle aziende, dare la priorità all'aumento dell'occupazione femminile e giovanile. Inoltre, ovviamente, abbiamo questo, come dire, un'impostazione, cioè quando si parla di impatto di politica di genere, noi pensiamo che bisogna guardare anche molto alla cosiddetta parte infrastrutturale, quindi un investimento importante, mirato, ma soprattutto quantificato nel comparto infanzia, quindi si parla di 4,2 miliardi sugli asili e sulle scuole dell'infanzia. Questo è importante perché serve a liberare il tempo delle donne e a far sì che sia una scelta di libertà anche il tipo di occupazione che scegli e il tempo che intendi dedicarci. Allora cominciamo a dire alcuni numeri. Ormai in realtà per le mie interlocutrici di oggi penso che siano numeri che ormai conosciamo a memoria, però proviamo a rimetterle in fila. Cioè noi sappiamo che nel 2020 sono stati persi oltre 400.000 posti di lavoro e che di questi ben 249.000 sono posti occupate dalle donne. E sappiamo anche che quando parliamo di infrastrutture, noi pensiamo che con le cifre che vi ho detto, cioè oltre 4 miliardi, 4,6 se consideriamo anche le scuole per l'infanzia, si prevede di arrivare a garantire una copertura del 33%. Ora, dobbiamo ricordarci che questo obiettivo del 33% era l'obiettivo che l'Europa si era dato nel 2010, quindi stiamo parlando di 11 anni fa e quindi assumo un po' il tono della retorica, però non posso far meno di ricordare che l'Italia nel contesto europeo purtroppo si colloca ancora agli ultimi posti da questo punto di vista e non a caso il tema dell'occupazione femminile si colloca tra gli ultimi posti e non a caso questo influisce sul PIL e non a caso abbiamo poi anche un problema di detanalità. Ovviamente vorrei dire che non voglio collegare necessariamente
le politiche di genere con le politiche, diciamo così, familiari o con la questione dei figli, ma questo naturalmente è un aspetto importante e collegato. Ora, come si collega questo alla questione del bilancio di genere? Ma io vorrei provare a collegarlo subito, perché sicuramente noi possiamo parlare di questi strumenti anche grazie alle esperienze di bilanci di genere che sono stati fatti in questi anni, perché indicano una lettura della realtà appunto mirata, e giustamente è stato detto non è soltanto una rendicontazione ma è un'individuazione di obiettivi selettivi, quindi di linee di indirizzo. Ma soprattutto vorrei sottolineare che noi possiamo parlare di questo intanto in quanto parliamo di due questioni fondamentali: innanzitutto di una politica di investimenti e in secondo luogo di un ruolo importante del pubblico, o come investitore diretto o come soggetto che indirizza introducendo delle premialità e degli incentivi mirati. Ecco, queste non sono due scelte scontate, perché noi oggi ovviamente dovendo discutere da mane a sera di recovery plan, la questione degli investimenti è come se ci fossimo sempre nate e cresciute, cioè parliamo di investimenti come se fosse una cosa, un decuio, se scontato, ma una politica di investimenti, e non solo per motivi, diciamo, di disponibilità di risorse che oggi ci sono sulla carta, ma cioè, è un cambiamento epocale rispetto a qualche anno fa in termini di politiche economiche e in termini di ruolo del pubblico e in termini di ruolo di progettazione e di indirizzo. Ecco, quindi da questo punto di vista il bilancio di genere innanzitutto ha segnato un passaggio culturale e un approccio. In secondo luogo penso che possa essere un importante strumento nella navigazione dentro questi fondi del recovery plan, su cui ci sono poi altre cose da dire. A me piace anche molto l'idea sperimentale di destinare un fondo di 10 milioni di euro alla cosiddetta certificazione di genere, cioè laddove ovviamente ci saranno degli enti che appalteranno i progetti e quindi ci sarà un punteggio attribuito per poter appunto vincere le gare, potersi vedere vincenti i progetti che si propongono. Ecco, la certificazione di genere può attribuire un punteggio maggiore. E qui però, stando un po' su alcune questioni concrete che sono state anche esemplificate prima, io credo che ci sia uno spazio di azione importante e doveroso se vogliamo portare a meta questi obiettivi. E cioè tutte queste imprese, medie, grandi, piccole, che opereranno, tutti questi comuni che dovranno interagire e già di per sé dovranno avere delle forme di consorzio, di interlocuzione, di aggregazione, perché sappiamo che non è che ogni comune arriva lì, si presenta con la sua lista della spesa, di progetti, di quant'altro e attinge a questa manna dal cielo. No, non funzionerà così, quindi ci sarà bisogno di una grande attività di governance, di coordinamento. Però a maggior ragione, per poter rendere poi concretamente attivate questi incentivi e queste politiche, bisognerà fornire degli strumenti di lettura e di azione che rendano possibile a chi intende accedervi attivarli, quindi non soltanto una campagna di informazione, ma anche una campagna di fornire i mezzi per concorrere. Io questo penso che sia un terreno su cui noi doverosamente dobbiamo provare a spenderci per prendere, insomma, questo treno. Poi ci sono degli aspetti che sono stati messi in luce naturalmente da chi
fa anche una giusta lettura, diciamo, critica preventiva di questi successi che io reputo tali per quanto ci riguarda sul recovery plan. Cioè, per esempio, sulla questione delle infrastrutture, cioè degli asili, delle scuole per l'infanzia, giustamente qualcuno ha osservato, attenzione, perché queste risorse, questi investimenti rischiano di riguardare prevalentemente le strutture fisiche e non le risorse intese come personale che viene assunto. Ecco, allora lì, in questo settore come in altri settori, bisogna stare molto attenti a collegare e a esigere che ci siano, nelle altre forme di finanziamento che vanno sotto la voce legge di stabilità, altre, insomma, leggi, altre forme di bilancio comunque dello Stato e degli enti locali, farli in modo che non solo concorrano ma siano assolutamente, come dire, collegati a questo. Ecco, per fare tutto questo è evidente che noi non è che possiamo solo avere dei bravissimi tecnici, che ci sono sicuramente al governo come in altri luoghi, noi abbiamo bisogno di un progetto chiaro, condiviso dal punto di vista della politica in senso ampio, generale, non solo intesa come partiti. Quindi da questo punto di vista anche appunto Rete Donne, secondo me, nel convocare anche un po' questo tipo di confronti che è mirato e non è ovviamente solo generico enunciativo, ha un ruolo importante, e io credo che in tutte le sedi, cioè, sarà molto importante che ci sia questo tipo di sensibilizzazione e anche magari, io immagino, un decalogo semplice di cose che devono essere richieste alle regioni, alle città metropolitane, cioè in tutte le sedi questa cosa va fatta valere. Ci deve essere un luogo di lettura dei vari nodi di questo piano che devono essere collegati tra loro. Quindi se ci sono questi 4,6 miliardi, benissimo. Poi bisogna sapere quante assunzioni in più si faranno, dove si faranno, come verranno fatte. Ecco, anche perché questa ripartenza io credo che non possa esserci se non ci sarà un piano straordinario di assunzioni, che deve assolutamente, per esempio, partire da tutti i settori della pubblica amministrazione nel modo più assoluto. L'altra questione di cui spesso discutiamo e che secondo me non è mai superfluo ricordare, mi sembra che qualcuno l'abbia ricordato, appunto la questione della tecnologia, della digitalizzazione, della transizione ecologica, quindi le nuove forme di lavoro. Allora, noi sappiamo che già durante la pandemia questo mitico smart working ha visto impiegate soprattutto anche molto le donne. Ecco, questa però, come in tutti i settori della tecnologia, io penso, lo dico tutte le volte che mi capita, cioè la tecnologia può essere un qualcosa, diciamo così, che aiuta dal punto di vista sociale, quindi una grande risorsa, come può essere invece un qualcosa che ti fa fare un passo indietro. Cioè la tecnologia di per sé non è democratica, cioè può essere molto autoritaria la tecnologia, se la prendi così com'è, mentre invece impiegata sapientemente con una direzione può essere democratica. Quindi non è che ci si deve opporre perché tendenzialmente può togliere posti di lavoro o può significare una diversa forma di organizzazione del lavoro, dipende. Però lo smart working può essere una risorsa per le donne, ma può essere anche una prigione, come abbiamo visto, un punto di arretramento. E quindi da questo punto di vista l'unica cosa che si deve fare, non che si può fare, che si deve fare, è avere una progettualità da mettere in campo delle proposte appunto vincenti, che possono darci appunto delle opportunità in più. Io, ecco, se devo pensare a un'idea di bilancio di genere, di lettura in senso dinamico, delle situazioni, e che tra l'altro mettano molto in comunicazione il settore privato con il settore pubblico, penso esattamente a questo. E penso che noi, per affrontare tutte questi temi di cui alcuni ho provato appunto a individuare e a tracciarne, come dire, i confini e le potenzialità e i limiti,
noi abbiamo bisogno di una progettualità ad alto livello, quindi di un pensiero all'altezza, e abbiamo bisogno poi di una rete, non dico solo perché qui siamo convocati da Rete Donne, ma di una rete vera che funzioni, perché altrimenti non c'è la potenza, cioè non c'è l'impatto e non c'è il risultato, insomma. Però mentre non raramente, come dire, ci si convoca, ci sentiamo convocate o giustamente per protestare, per ribellarci o per esprimere una nostra indignazione, che va sempre benissimo, ovviamente. E lo dico perché apro e chiudo una parentesi. Oggi, tra le tante notizie, insomma, positive, quella del Cile, ma per esempio quella dell'importante incarico della Cristoforetti, mi viene fin troppo facile fare dell'ironia rispetto, come dire, a un'infelice frase di un mio collega senatore di ieri sulla non attitudine delle donne a percorrere una strada nelle professioni più scientifiche o la frequentazione universitaria più scientifica, perché sarebbero più adatte. E ad altro, guarda caso, ecco, proprio oggi abbiamo questo incarico che ci inorgoglisce, e una figura apicale, appunto, la Samantha Cristoforetti, che è appunto una donna importante, competente e brava. Mi fa un po' sorridere, perché quando parliamo delle madri costituenti o della Costituzione ci ricordiamo quella battaglia importante, appunto, sull'inclinazione o non inclinazione rispetto a alcune discriminanti da inserire, che dovevano trovare nella Costituzione posto o non posto, e a volte siamo ancora qua. Però, appunto, chiudendo questa amplissima parentesi, voglio dire che noi oggi invece abbiamo proprio l'occasione di scrivere un modello di sviluppo, di scrivere un grande cambiamento di cui le donne nelle fasi, diciamo, critiche della storia sanno essere protagoniste e hanno il dovere di essere protagoniste, se non altro perché noi, diciamo, ontologicamente siamo il contrario della omologazione, della conservazione e dell'appiattimento. Siamo costrette ad esserlo, anche se non volessimo, lo siamo ontologicamente. E siccome questo è il momento che o si cambia o non ci si salva, credo che ci sia una grande opportunità, insomma. E quindi io vi ringrazio, credo che partendo da questa grande intuizione del bilancio di genere, noi oggi abbiamo, come dire, un'attitudine culturale, una linea di indirizzo che sicuramente, cioè alla fine il recovery plan nella linea di indirizzo, dando questa chiave di lettura, imbocca questa strada che è quella del bilancio di genere, tutto sommato, insomma, e quindi penso che abbiamo ragione, ecco, insomma. Grazie. Anna, grazie davvero per le cose che hai detto, per come l'hai detto, per essere entrata nel merito, per l'idea che abbiamo condivisa del fatto che, insomma, siamo in un percorso di lavoro e non all'interno di un evento, che non è la cifra di noi Rete Donne. Noi non ragioniamo né per eventi, non abbiamo nessuna difficoltà a comprendere, a partecipare alle sedi in cui altri lanciano mobilitazioni, non è la cifra che ci siamo ritagliata, ma non per disaccordo o dissenso, perché quelle modalità poi ciascuna di noi le sviluppa proprio nelle proprie scelte, ma insomma la nostra cifra è quella della messa in campo delle competenze. Dicevi giustamente, o si cambia o non ci si salva. La situazione è veramente difficile e non è detto che non lo diventi ancora di più. Anche la discussione di questi giorni sulle possibili ricadute ancora negative sul fronte occupazionale non ci sorprende, perché lo sapevamo e lo stiamo verificando, quindi le preoccupazioni sono tante. Peraltro il recovery non significa che una montagna di soldi arriva, significa che se il paese responsabilmente intraprende un percorso di riforma ci vengono accordati dei prestiti. Noi dobbiamo essere molto oculati e oculate
perché non stanno piovendo risorse dal cielo, ma ci sono concessi dei prestiti, un po' come nelle famiglie, quando si concedono i prestiti, direbbe il codice civile, si devono gestire secondo il buon senso del padre di famiglia. Noi proponiamo di gestire questi prestiti, se arriveranno effettivamente, col buon senso della madre di famiglia, perché la situazione alla quale ci accingiamo richiede una cura nei confronti del paese di cui le donne sono portatrici, ma non per un'attitudine naturale, per una consapevolezza storica oggi. Questo è il punto, e anche per un'idea allargata di famiglia che si estende all'interno, all'intero paese. Queste risorse arriveranno se si intraprenderà il percorso delle riforme. C'è un aspetto del quale non si è discusso affatto, ma che io ritengo centrale, e lo introduco oggi, che è la valutazione dell'impatto di genere di quelle riforme. Perché se noi dobbiamo fare la riforma della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione, e vogliamo accompagnare l'intero processo col bilancio di genere, non dobbiamo ammettere l'ingenuità di pensare, per esempio, che la riforma della pubblica amministrazione sia neutra rispetto al genere. Quindi il contesto della valutazione deve essere un contesto propizio, utile, fecondo a tutto campo. In quel contesto può fertilmente operare il bilancio del genere, ma la necessità della valutazione di impatto si estende anche alle riforme. Il recovery, ora, al di là della valutazione, non ha rappresentato il cambio di paradigma che forse molti e molte speravano, ma non possiamo stare all'infinito a discutere di questo. Cioè, il recovery ha introdotto, oltre ad alcune priorità e alla trasversalità di cui parlava Marcella, la possibilità di utilizzare alcuni meccanismi che sono preziosi. Innanzitutto la clausola di condizionalità, poi la premialità e la certificazione di genere. Non devono rimanere sulla carta, il rischio c'è tutto. C'è tutto il rischio che non si individuino meccanismi idonei per un funzionamento della clausola di condizionalità o del meccanismo di premialità come strumenti per produrre innovazione forte. Quindi c'è il rischio, come è lo stesso per la certificazione, non si tratta di fare una commissione che stabilisce come si mette il bollino, perché queste esperienze le abbiamo già vissute, non sono, come dire, esperienze dalle quali abbiamo ricavato che così si cambia il paese, così si fanno delle cose piccole piccole, e non è l'ambizione dell'oggi. Ecco, io chiederei alle nostre tre relatrici di intervenire con una rapida battuta sulle cose che ci ha detto la Anna Rossomando dal punto di vista di queste proposte tecniche. Due minuti per una. Giovanna, Barbara e Tindara, prego. Allora, parlando di PNRR, mi viene in mente che due giorni fa la Corte dei Conti ha bacchettato la Commissione dell'Unione Europea perché il suo bilancio non è abbastanza sensibile al genere, nel senso ha riconosciuto che ci sono alcuni programmi di finanziamento che hanno delle clausole, un'attenzione a questa dimensione, ma nel suo complesso il bilancio dell'Unione Europea non è attento a questa dimensione. Questo io lo collego col fatto che il Covid è una crisi di cura, ha prodotto poi una gravissima crisi economica, ma nasce come una crisi di cura sanitaria, che noi donne, proprio perché la cura, come dire, è questo elefante rosa nella stanza che non vediamo mai, stavolta l'abbiamo visto benissimo, l'abbiamo visto nelle nostre case, l'abbiamo visto sul lavoro, sulla crisi occupazionale, eccetera, eccetera. Quindi questa è una crisi che si va ad aggiungere alla crisi ambientale e alla crisi sociale legata comunque all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, eccetera, eccetera. Quindi il PNRR affronta in maniera molto decisa, consapevole e con dei vincoli di spesa le prime due crisi, quella della digitalizzazione sulla quale il nostro paese è indietrissimo e quella ambientale sulla quale non devo soffermarmi sulla gravità. Sulla dimensione di genere la prevede, ma non ancora con quella forza, con quella consapevolezza, con quel peso che questo tema comporta. Chiaro che è tutto un processo evolutivo, quindi è una cosa studiata già, parte all'origine dall'Unione Europea, costruita così, però forse l'Italia ha
come dire, il bisogno di andare forse un po' più oltre rispetto a quelle che sono le richieste dell'Unione Europea, proprio perché siamo gli ultimi del continente, proprio perché per noi la parità ci richiederà molto più tempo. Noi siamo vicini al secolo per arrivare alla parità, mentre l'Unione Europea è intorno ai 63 anni, 53 a seconda degli anni. Noi forse abbiamo bisogno di avere un qualcosa in più, un'attenzione in più su questa dimensione, perché gran parte del nostro sviluppo economico e del nostro sottosviluppo economico dipende proprio dalla condizione femminile in Italia. Chiaro che questo è un processo di crescita che dovrà accelerare nei prossimi anni e che non può prescindere da un percorso di consapevolezza nelle donne, di partecipazione, di condivisione e di maggiore, come dire, senso di cittadinanza, quindi il senso di occasioni come oggi, di tanti altri eventi sul quale tutte comunque ci stiamo dando la nostra disponibilità a parlare più che possiamo, è proprio quello di far crescere in una platea più ampia possibile questo senso di cittadinanza, di maggiore cittadinanza da parte delle donne, anche attraverso la conta dei soldi, quello è fondamentale. Grazie Giovanna, ecco questo sforzo in più che servirebbe all'Italia, Tinder e Barbara, lo stiamo facendo, una battuta per una. Ok, allora velocissimamente io insisto molto sulla dimensione culturale e come la pubblica amministrazione può dare il buon esempio nel cercare di essere il più inclusiva possibile, non dovendo rispondere a tutta una serie di vincoli esterni e di azionisti. E forse però questo paradossalmente diventa un penalty, perché quando parli con le aziende private quotate, loro hanno già recepito il bilancio di genere e hanno già capito immediatamente che se non rispettano la sostenibilità e il genere rischiano che i grandi investitori istituzionali decidano di non investire più. Quindi mi domandavo se le pubbliche amministrazioni, che sono quelle che dovrebbero essere da esempio, invece si trovano in ritardo perché non ricevono nessun penalty se non rispettano il bilancio di genere, mentre invece io insisto nel dire che dovrebbero appunto portare il buon esempio. Quindi secondo me è molto importante che il bilancio di genere entri a far parte in modo strutturato dei bilanci aziendali, dei bilanci di Ateneo, dei bilanci delle imprese pubbliche, e che le imprese abbiano un penalty qualora questo bilancio non venga rispettato. Tutto qui. Grazie Barbara. Tinder, una battuta? Sì, la battuta è questa. In pratica penso che sia correttissimo pensare ad una valutazione delle riforme che verranno poste in essere dal punto di vista di genere. Esatto. E poi ritengo che sia importantissima una sinergia, che sia un momento unico veramente, perché da diversi punti di vista noi siamo ci sono requisiti che ci portano verso Gender Equality Plan, verso giustamente, come diceva Barbara prima, l'importanza di considerare il bilancio di genere come qualcosa che debba essere fatto. Ebbene, a questo punto forse attraverso anche l'interazione dei vari soggetti che si stanno muovendo, o perché esistono, vengono previsti degli incentivi, o perché qualcosa effettivamente sta cambiando, una sensibilizzazione anche dentro le varie istituzioni, ecco allora che con questa interazione possa poi promuovere un reale cambiamento. Quindi e chiaramente insomma tutta l'urgenza è stata ricordata prima da chi ci ha ricordato come non sia assolutamente una casualità avere una così basso tasso di occupazione femminile e anche essere così distanti ancora da quell'obiettivo dato 10 anni fa. E quindi ringrazio per questa occasione di confronto. Grazie. Questo aspetto della lettura di genere delle riforme a me pare e alla prossima frontiera della riflessione di noi Rete Donne. Guardate per esempio la giustizia, io ho visto solo riflessioni sulla composizione del CSM, ma è chiaro che se lo limiti a quello le altre donne percepiscono che fa un ragionamento solo sui posti da occupare, il che non è,
E diventa anche meno attrattivo quel discorso, perché alla fine se non fai capire le politiche diverse, le scelte diverse che possono ricavarne per le donne, alla maggior parte delle persone, ma cosa importa se negli organismi dove si decide c'è un uomo o una donna, se non si, come dire, sviluppano tutti i ragionamenti che a questo nel medio periodo, non nell'immediato, si collegano. Allora, volevo sapere se c'è qualcuno che vuole intervenire tra le amiche presenti che non sono previste come relatrici. Mussi, puoi verificare? Ti ringrazio. Intanto, come sempre, il ringraziamento più forte va da parte di tutte noi a Mussi Bollini e a Tiziana Bartolini, che sono competentissime non solo nel merito, ma pure nella tecnologia, si sono attrezzate. Ci assistono. I nostri video poi, grazie anche a Tiziana, circolano molto. Vedo una manina, di chi è? Di Tindara. Ah, va bene. Quindi Marcella e Magda, una battuta finale. Marcella, ci sei? Comincio io? Sì. No, volevo sapere se Magda voleva parlare prima di me. Sì, ma veramente una battuta. Sono d'accordissimo su quelle che sono le, che tu hai richiamato adesso, Daniela, su quelle che sono le riforme strutturali. Tu hai citato la giustizia, io mi sento di parlare del decreto semplificazioni e quindi della riforma della pubblica amministrazione, che credo soprattutto a te, Daniela, che ci lavori dentro, sia particolarmente cara, ma è una ricaduta sulla vita di tutti e di tutte, e di conseguenza ovviamente anche sulla capacità di interagire con lo Stato come società civile. E l'altro grande tema è ovviamente quello della digitalizzazione. Mi fa piacere che anche la senatrice Rossomando l'abbia indirizzato. Ricordo a tutte che un altro dei progetti di Noi Rete Donne, quello di organizzare anche insieme a Gianna Martinengo, la nostra amica Gianna, un altro incontro tipo questo in cui si discuta della sfida. Scusa se lo faccio io, Daniela, ma era giusto perché mi hai dato la parola, colgo l'occasione. Fai un favore. Quindi sarà importante discutere delle ripercussioni di quella famosa fetta che ho ricordato prima, importante fetta dedicata alla digitalizzazione delle risorse che arriveranno con il PNRR e di quella che può essere ricaduta dal punto di vista del equilibrio di genere, soprattutto nell'ambito del digitale, dove sappiamo che ci sono ovviamente dei gap da colmare, ma soprattutto ci sono anche delle competenze da riconoscere, perché troppo spesso le competenze delle donne in quel settore invece sono ancora quasi invisibili. Evviva la Cristofanetti, comunque. Grazie, Marcella, anche per aver ricordato i nostri impegni, alcuni dei nostri prossimi impegni. Magda, prego. C'è una parola, appunto, che credo che quello che c'è da fare e come farlo l'abbiamo sentito oggi, appunto, tutte indicazioni molto importanti, concentrarsi sia sull'anima investimenti che sull'anima riforme del PNRR in questo momento. Nella consapevolezza che appunto è una missione difficile, che forse occorre pensare a chi possono essere gli alleati in questo percorso, perché se prima dicevo informazione, consapevolezza, creare consenso è un'operazione molto difficile in questo caso, perché significa togliere qualcosa a qualcun altro. Cioè ci sono tante rendite, piccole rendite di posizione qui in questo paese in generale, soprattutto in questo ambito, e quindi per portare a casa il risultato, grazie, diciamo, a strumenti di trasparenza e di analisi, perché appunto occorrono degli alleati importanti per convincere le altre parti a rinunciare un po' di rendite di posizione. Grazie ancora. Io veramente solo due battute finali, proprio due. Intanto, voglio dire, anche perché noi, come sapete, non so se Mussi o Tiziana vogliono intervenire loro, altrimenti mi avvio a chiudere. No, io volevo solo dire che anche in RAI abbiamo il nostro bilancio di genere, ormai da la prima volta, ormai credo che sia nel 2017 che è stato un lungo lavoro, ma anche la RAI ha il suo bilancio di genere, quindi grande successo. Grazie Mussi. Tiziana, ci sei?
Sì, grazie a tutte quante e volevo soltanto così segnalare che la mia preoccupazione, forse appunto da giornalista, quindi vedendo le cose dal punto di vista dell'osservazione del territorio, dobbiamo fare proprio tanta attenzione a vedere la cosiddetta caduta a terra, no? di quello che sono poi diciamo le richieste giustissime, il PNRR sacrosanto e tutto quello che però appunto poi quando, come, in che modo arriva ad atterrare in questa Italia così frastagliata e così diversificata per i servizi, l'organizzazione, direi anche per una cultura dei servizi sociali che è proprio distante da territorio a territorio, quindi c'è veramente tantissimo da fare e è inutile ripetere che questa è un'occasione da non perdere, non solo per le risorse ma anche per sviluppare una cultura, un approccio civile, ecco, a questa dimensione, perché quando parliamo di servizi parliamo di bisogni delle persone, delle famiglie e chiaramente le donne sono in prima linea su questo, quindi una mini riflessione, insomma, ovviamente banale, ma che mi sento di condividere con voi nell'ambito di questo ciclo, comunque ben fatto, mi complimento con tutte, con Daniela, Noi Rete Donne, insomma, Noi Donne dà il suo piccolo contributo attraverso questi canali lasciando online l'accesso di questi materiali. Ciao. C'è Maria Concetta Corinto che ha alzato la mano. Allora, 2 minuti a Maria Concetta e poi dico 2 cose in conclusione. Vai Maria Concetta. Grazie, sì, cara. Sì, buonasera a tutte. Un'amica collega, prego Maria Concetta. Sì, buonasera a tutte. Scusate, soltanto 2 minuti. Ringrazio Noi Rete Donne, Daniela e tutte quante le organizzatrici per questo interessantissimo incontro. Io sono una collega di Daniela, in particolare dirigo l'ufficio affari europei e internazionali all'interno della Direzione Generale per i Rapporti di Lavoro e le Relazioni Industriali. Io ho diretto per 15 anni, quindi facciamo lo stesso lavoro, un lavoro che io ho fatto da giovane, prego. Quindi in questo momento, diciamo, a parte le varie direttive europee, tra cui la work-life balance, come sapete, relativa al contemperamento della vita privata e della vita lavorativa, le direttive in fase ascendente relative al salario minimo, tutto il piano di azione europea, diciamo, è anche inizierà il 1 giugno la conferenza internazionale dell'ILO, dell'ILO, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. È uno dei documenti fondamentali, perché il 17 e il 18 avrà luogo il summit del lavoro, è proprio questo documento sul Covid, sui recovery plan e sulla resilienza di tutti gli stati. È diciamo, uno dei punti fondamentali di questo documento che è in corso di trattazione e che sarà adottato a livello internazionale. È proprio il discorso relativo alla uguaglianza di genere e alla rimozione di tutti quegli ostacoli di vario tipo che si frappongono ai fini al raggiungimento di questo obiettivo. E tra i vari, diciamo, prendendo atto della pesantezza con cui la pandemia ha aggravato le donne e la situazione, diciamo, femminile, donne nel mondo del lavoro e donne, diciamo, che sono anche al di fuori del mondo del lavoro, che ne hanno subito le conseguenze pesantemente, diciamo, tra i vari aspetti, riallacciandomi a quello che l'onorevole prima diceva, io ho voluto che appunto fosse inserito uno dei punti, è quello proprio della policy del teleworking e della regolamentazione in modo coeso e congiunto tra governi e parti sociali, quindi lavoratori e datori di lavoro, perché diciamo questo è uno dei punti in trattazione, però perché appunto queste nuove frontiere tecnologiche siano valorizzate e ne possiamo trarre gli effetti positivi, non le conseguenze negative, come invece diciamo purtroppo adesso stiamo, come dire,
subendo, ecco, quindi è necessario, si tratta di strumenti che vanno gestiti e vanno gestiti in modo molto consapevole. Ecco, volevo dire solo questo e rappresentare appunto un po' il momento e anche il dialogo che a livello internazionale, non solo europeo, si sta svolgendo sulle tematiche che voi oggi, appunto, che qui oggi sono state trattate. Grazie, grazie, un saluto a tutte. Grazie Maria Concetta, carissima. Allora, per chiudere, voi sapete, gli incontri di Noi Rete Donne non prevedono mai delle conclusioni e non prevedono una moderazione secondo il linguaggio consueto. Non c'è mai una moderazione perché non c'è una rissa, c'è semplicemente un minimo di coordinamento. E non ci sono mai delle conclusioni perché il nostro, come dicevamo all'inizio, è un luogo di lavoro, di approfondimento, di proposizione, eccetera. Quindi con questo spirito anche oggi non traiamo le conclusioni, vi rinviamo al prossimo appuntamento. Voglio fare solo due considerazioni finali. La prima è, come diceva una volta il maestro Manzi, non è mai molto tardi, e quindi cogliamo l'occasione del recovery per fare quello che avremmo dovuto come sistema paese fare negli anni: acquisire la consapevolezza dell'importanza del bilancio di genere. E anche perché è inutile aver fatto la riforma del bilancio per missioni e programmi, perché se non c'è la consapevolezza della specificità di genere, le missioni e i programmi sono astratti e vuoti. Quindi l'occasione c'è, e questa, il paese, sistema paese è allertato. La consapevolezza in giro che comunque ci sia bisogno di un cambiamento si avverte, c'è la paura, c'è la resistenza che tutti i cambiamenti recano con sé, però si sa che senza cambiamento non ci si salva. Quindi ecco l'occasione perché si ragioni del bilancio di genere non solo per le risorse delle recovery che arriveranno forse quante, tutte, si spera, ma come abitudine. La seconda considerazione, che rispetto a quello che ci accingiamo a fare, non so se vuole intervenire Agnese Canevari, che con noi Rete Donne dall'inizio, ma Marcella molte cose le ricordate, ecco, rispetto a quello che c'è da fare oggi, a questa esigenza di cambiamento, non si pensi che il modo di fare politica e di stare sulle cose delle donne e delle reti delle donne non deve anch'essa cambiare. Abbiamo lamentato, altre l'hanno fatto, l'abbiamo fatto in parte anche noi, in questi mesi alcuni mancati successi, ma probabilmente non è dovuto solo alla sordità degli interlocutori. Dobbiamo interrogarci anche sul nostro modo di lavorare e di comunicare. Quindi, insomma, investire anche noi stesse come singole e come soggetto, come rete politica, della necessità di un cambiamento che deve riguardare proprio tutto e tutti, non solo gli strumenti. Cioè il problema è non solo il fatto che facciamo la riunione da Zoom invece che in presenza, anzi speriamo di tornare in presenza presto, ma anche il nostro modo di lavorare. Noi pensiamo, come Noi Rete Donne, abbiamo la presunzione di ritenere che questo nostro invito alla concretezza sia non la soluzione, ma almeno il punto di partenza per cercare di incidere. Quindi proseguiremo con questi incontri fortemente focalizzati, con l'aggregazione di competenze e facendo circolare molto i nostri video. Poi insomma circolano tra chi ci vuole ascoltare, ovviamente, ma abbiamo fiducia che comunque il semino poi farà germogliare la pianta. Grazie ancora alla senatrice Rossomando, grazie a tutte le amiche che come al solito hanno collaborato per l'organizzazione di questo piccolo evento, questo incontro al quale tenevamo molto, e vi daremo l'indicazione delle scadenze prossime. A presto. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Ciao Daniela, grazie, ciao. Anna Maria, grazie. Grazie a tutti.